Salve a tutti i nostri spettatori, bentrovati a una nuova puntata di Come Don Chisciotte incontra. Oggi abbiamo il piacere di intervistare l'attivista e giornalista Maurizio Martucci. Buongiorno Maurizio. Eccoci qua, buongiorno, un saluto a tutti gli amici di Come Don Chisciotte. Allora Maurizio, tu sei uno dei massimi esperti per quanto riguarda il 5G in Italia, almeno dal mio punto di vista. Hai scritto tanto al riguardo, e inoltre, dopo l'uscita del tuo libro è nata l'Alleanza Italiana Stop 5G, di cui tu sei un promotore. Ora, il 5G è un argomento molto importante che noi anche qui su Come Don Chisciotte da tempo stiamo cercando di trattare. Infatti, sul nostro canale troverete La gabbia del 5G, un documentario di James Corbett, tradotto magistralmente dal nostro regista Giulio Bona. Ma dopo l'iniziale ondata di entusiasmo che circonda qualsiasi nuova tecnologia, la realtà oscura di questo nuovo Internet delle cose connesso al 5G sta iniziando a venire alla luce. E finalmente ho il piacere di intervistarti. Allora, partiamo subito da questa realtà. Cos'è l'Alleanza Italiana Stop 5G? Allora, l'Alleanza Italiana Stop 5G è un movimento trasversale, una rete apartitica della società civile. Che come Massimo dicevi giustamente, nel 2018, all'indomani dell'uscita del mio libro sull'elettrosensibilità, si è creata in maniera spontanea, si è creata per fare massa critica, si è creata per cercare di puntellare le stanze del potere a 360 gradi, partendo dal governo, i parlamentari, per arrivare poi alle regioni e soprattutto le amministrazioni comunali che poi incidono sui territori. Ma per fare cosa? Per far denuncia, è quello che prima della nascita di Alleanza Italiana Stop 5G non era mai stato fatto in Italia, cioè denuncia sui lati oscuri del futuro digitale e soprattutto sulle insidie, i pericoli del wireless di quinta generazione. Il problema è che spesso e volentieri si tende a confondere il 5G con uno standard di aggiornamento per telefonia mobile, quindi si annacquano un po' le idee di chi non è addentrato alla materia, mentre noi abbiamo cercato sin dall'inizio di far capire che il 5G è qualcosa che prima non c'è mai stato e soprattutto è una sperimentazione a cielo aperto condotta in primis sull'ambiente e sui cittadini, gli esseri umani. Quindi noi nel 2018, ricordo bene, con il primo crowdfunding, grazie ai fondi ricavati, comprammo una pagina sul Fatto Quotidiano. E partimmo lì denunciando il 5G come pericolosissima sperimentazione e poi innescando una miccia che ancora oggi non si è arrestata dopo 3 anni e più, quella di fare informazione libera, trasparente, veritiera, indipendente. Partimmo con il primo convegno italiano Stop 5G. Posso dirti, caro Massimo, di aver presenziato, partecipato, promosso decine, se non centinaia di incontri in tutta Italia, dal nord al sud, compreso anche all'estero, visto che mi invitarono nel 2019 al Parlamento europeo di Bruxelles. Abbiamo fatto tanto e se oggi si parla di pericolo del futuro digitale, dobbiamo dire anche grazie agli attivisti, a tutto quel mondo fatto di medici, scienziati, sindaci, componenti vari della società civile che si sono amalgamate attorno a questa sigla che rivendica esclusivamente i diritti, le libertà, l'autonomia digitale, l'indipendenza da un punto di vista proprio dell'informatica, visto che oggi purtroppo le nuove tecnologie vengono concepite per fare altro rispetto a quell'idea che abbiamo originaria di servizio per l'utente cittadino consumatore. Servono purtroppo a fare altro. Il 5G è questo. Ecco, io prima di tutto ti ringrazio per aver fatto uscire fuori un tema così importante che forse senza di te e tutti gli attivisti della realtà Alleanza Italiana Stop 5G non sarebbe sulla bocca di molti di noi e quindi neanche questa intervista sarebbe possibile. Tu giustamente hai detto che il 5G è una forma di sperimentazione sull'ambiente e soprattutto sull'essere umano, che ovviamente poi sono collegati tra di loro, e il tuo libro è uscito nel 2018. Per questo motivo ti chiedo che cos'è il 5G Action Plan che è stato recepito dal governo italiano fin dal 2017? Allora, citavamo prima il libro manuale di autodifesa per elettrosensibili che è uscito nel 2018. Lo scorso anno invece è uscito Stop 5G e in quest'ultimo riassumo praticamente la genesi del wireless di quinta generazione,
perché nel 2017 e poi a cascata nel 2018 con la vendita delle radiofrequenze, i primi tre lotti venduti dal governo, dallo Stato italiano alle compagnie telefoniche, si è entrati praticamente in piena era di quinta generazione. Ma in realtà dobbiamo tornare molto più indietro, perché il 5G nasce da progetti partoriti poco meno di una quindicina, una ventina di anni fa, addirittura dalla NASA. Machine to machine era questa la prima dialettica, cioè far parlare le macchine. Da lì si è mutuato il concetto per arrivare da un punto di vista concreto all'Internet of Things, cioè l'internet delle cose. Perché il 5G, come dicevo prima, non riguarda la telefonia mobile, non aggiunge nulla se non la velocità nello scambio dati, quindi la cosiddetta latenza che viene accorciata, non aggiunge nulla a quello che noi già attualmente possediamo utilizzando il 4G con gli smartphone di ultima generazione. Significa il 5G far parlare gli oggetti, e quindi lì le compagnie telefoniche, soprattutto gli apparati militari, compresero più di 10-15 anni fa l'importanza di questa trasformazione radicale. E quindi far parlare gli oggetti significa andare a creare questa grande banca dati che ci catapulta non in un libro fantascientifico di letteratura distopica, Orwell, Huxley, ma ci catapulta sostanzialmente in quel paradigma declinato da Shoshana Zuboff nel capitalismo della sorveglianza, cioè un panopticon dove attraverso le cose, gli oggetti parlanti, pensiamo ad esempio alla casa domotica, al frigorifero, l'elettrodomestico, la lavatrice, pensiamo all'automobile a guida senza conducente, pensiamo a tutto quello che ci circonda, pensiamo anche al lavoro riconvertito, e quindi anche lo smart working, se vogliamo anche la DAD per quanto riguarda l'educazione scolastica, sono stati i prodromi, cioè i primi segnali d'inizio di questa nuova era, evidentemente accelerata con l'emergenza Covid-19. Ecco, con il 5G si può entrare nel concetto di gigabyte society, si può entrare nelle smart city, e quindi dove tutto è connesso fino a 1 milione di oggetti per chilometro quadrato sul 98% del territorio nazionale, per servire il 99% della popolazione. Ecco, nel 2017 si è iniziato con le città pilota, ricordo ancora bene Matera, L'Aquila, e poi si raggiunse, o stata facendo altre, Torino, Cagliari, Roma, insomma da lì si è partiti per catapultarci nel futuro che non c'era. Ma ovviamente per poter fare tutto questo, al di là della società del controllo, dei risvolti di ingegneria sociale, a questo punto c'è da parlare dei pericoli ambientali, sanitari. Li accennavi tu prima, Massimo. Questo è stato il nodo, il perno fondamentale su cui Alleanza Italiana Stop 5G ha iniziato a battersi, perché in realtà non esiste, può sembrare assurdo, un business planetario che investe praticamente non soltanto l'Occidente, ma il globo intero verso questa corsa al 5G, ma il 5G non ha uno studio preliminare per quanto riguarda gli effetti sanitari e ambientali. Cioè, per dirla in parole povere, hanno investito, partendo dall'Unione Europea, visto che poi il 5G Action Plan ha recepito quanto da Bruxelles è stato imbeccato, ovvero sia rendere smart le nostre vite, le nostre esistenze, e quindi mutuando anche il concetto di libertà e diritti, in questo caso vigilati da algoritmi e intelligenza artificiale, ma non hanno pensato di fare uno studio su quelli che saranno gli effetti sanitari a breve, medio e lungo termine, in una sommatoria multipla e cumulativa di radiofrequenze, campi elettromagnetici, onde non ionizzanti, che dal 2011 per l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, afferente all'OMS, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e parliamo del massimo standard mondiale di sanità pubblica, sono possibili agenti cancerogeni. Quindi noi non sappiamo, ad esempio, a un portatore di pacemaker, a un bambino, a un anziano, o a chi è affetto da malattia cronica, anche a un soggetto sano, cosa potrà significare vivere immerso H24, 7 giorni su 7, in un brodo elettromagnetico fatto di sommatorie di radiofrequenze diverse, 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, WiMAX, tutti standard che non verranno nell'immediatezza smantellati. Quindi ci troveremo, ecco il salto nel buio, a vivere con
questi fasci, questo irraggiamento multiplo e cumulativo di agenti possibili cancerogeni. Da qui la nostra denuncia, che ancora oggi viene ribadita non soltanto al governo italiano, ma a questo punto agli organismi di sanità mondiale, a livello internazionale. Ma dove ci stanno portando? Ecco, questo ovviamente poi va contro quello che è il principio di precauzione, che dovrebbe far sì che una tecnologia, prima di avere una diffusione e un impatto così grande sull'ambiente e sull'essere umano, dovrebbe prima di tutto essere studiata per quanto riguarda i suoi effetti negativi. Perché poi tu giustamente hai detto, ci sono varie frequenze come il 2G, 3G, 4G che non vengono subito smantellate, ma rimangono comunque nell'ambiente e si sommano a quelle nuove. E, assolutamente. Io, guarda Massimo, volevo far capire a chi ci sta ascoltando che non si tratta semplicemente, che già di per sé sarebbe una cosa molto rischiosa e molto pericolosa, dell'installazione dell'antenna magari sul tetto del palazzo di fronte dove abitiamo. Per far viaggiare il 5G, vi dicevo prima, quella miriade di oggetti connessi e comunicanti che sono stati concepiti, ci sarà bisogno addirittura fino ad 1 milione di nuove antenne, non soltanto via terra ma anche dallo spazio. Si prevede, questi sono dei dati inquietanti che ci arrivano dagli attivisti americani, si prevede addirittura il lancio in orbita di ben 500.000 satelliti lanciati nello spazio, che irraggeranno urbi e torbi chiunque dall'alto. Quindi antenne via terra, addirittura sottoterra, concepite nei tombini sotto i marciapiedi, dulcis in fondo anche via mare, perché bisognerebbe parlare anche qui, aprire una parentesi su Smart Ocean, cioè l'oceano intelligente, perché anche sott'acqua si pensa di voler irradiare tutto e tutti. Allora il mondo che cosa potrà diventare quando il 5G sarà realmente a pieno regime? Allora io muto un'espressione di Martin Pall, emerito biochimico della Washington University, con cui ho avuto il piacere di partecipare a un workshop, una conferenza stampa a Bruxelles, nel Parlamento Europeo. Ebbene, Martin Pall ha detto che chi ha concepito il 5G ha in realtà dato vita all'idea più folle della storia dell'umanità, perché praticamente ricoprirci tutti e tutto sott'acqua, nel cielo e via terra di radiofrequenze, possibili agenti cancerogeni, e parliamo del cancro che è la punta dell'iceberg di tutta una serie di problematiche che conosciamo benissimo. Dovremmo anche qui aprire un'altra porta, se non addirittura un portone, per parlare dei conflitti di interessi e degli studi negazionisti che vengono poi finanziati dalle compagnie telefoniche, che fanno sì che ancora oggi ci sia più o meno un dubbio nel dibattito della comunità medico-scientifica. In realtà, se facciamo a meno degli studi finanziati dalle compagnie che hanno tutto l'interesse a fare business e non certo a tutelare la salute pubblica, ci troviamo di fronte a una mole schiacciante di prove. Io li riporto nell'ultimo mio libro, Stop 5G, edito Terra Nuova, riporto come in realtà ci sia una miriade di prove, di voci in letteratura biomedica che attestano non soltanto gli effetti di carattere non termico, ma anche i danni alla salute umana. Questo, fortunatamente, se ne comincia a parlare, soprattutto negli ultimi anni, con l'avvento del 5G, ma in realtà noi dovremmo partire dall'arcano, addirittura da Nikola Tesla, che può essere considerato il primo soggetto elettrosensibile della storia, per poi passare ai marconisti, ai radaristi, per arrivare alla sindrome della Havana, alla sindrome di Cuba. Cioè, dire che le radiofrequenze non sono sicure, ma addirittura possono fare male agli organismi viventi e all'essere umano, è come parlare dell'acqua alta a Venezia. C'è un qualcosa di cui è risaputo da decenni. Per quanto riguarda questi fenomeni di elettrosensibilità e ovviamente di effetti negativi poi sulla salute umana, giustamente tu dici, ci sono tanti studi finanziati dalle grandi compagnie telefoniche che ci marciano e cercano di stillare il dubbio, di far permanere questo dubbio rispetto agli effetti negativi, però fortunatamente abbiamo delle realtà indipendenti che stanno portando avanti degli studi clinici, degli studi medici riguardo appunto gli effetti dell'elettromagnetismo sulla salute. In particolare io ho letto che voi di Alleanza Italiana Stop 5G collaborate con l'Istituto Ramazzini, che è un istituto di ricerca indipendente per la prevenzione del cancro, e poi ci sono associazioni di medici come Ippocrate.org, che è nata da poco, e ISDE Italia, che vi stanno aiutando a far uscire fuori quelli che sono gli effetti gravi dal punto di vista sanitario sulla salute umana. Quali sono le ultime scoperte che avete fatto? Quali sono i punti su cui si batte di più?
Allora, io, caro Massimo, vorrei dare a chi ci sta ascoltando, agli amici di Don Chisciotte, questa notizia che, da un lato, voglio dire, può rendere un po' inquietudine, soprattutto a chi è un genitore e a chi ha figli, e dall'altro, in realtà, ci riporta sempre all'annoso problema di cui dicevamo prima, ovvero sia, mi riferisco allo studio internazionale cosiddetto Moby Kids. Oltre 6 milioni di euro per la metà finanziati dal Parlamento, dalla Comunità Europea, uno studio che ha voluto cercare di capire l'ipotetica eventuale correlazione tra i tumori in età pediatrica per i giovani, anche fino ad arrivare ai giovani adulti 21-24 anni, partendo ovviamente dai 14. Ebbene, questo studio cercava di capire se esiste una correlazione, ad esempio, tra l'utilizzo di cordless, di smartphone, di telefonia mobile. Noi abbiamo atteso ben 5 anni dalla deadline, quindi dalla data ultima per la consegna di questo studio. Non se ne sapeva più nulla. Uno studio importantissimo condotto in oltre 10 paesi nel mondo, e dulcis in fundo, proprio pochi giorni fa, è uscito fuori il report finale, dove i 53 scienziati ingaggiati per farci capire cosa può succedere ai nostri figli, e parliamo di una fetta della popolazione mondiale all'incirca del 30-35% degli abitanti del pianeta Terra, e quindi sicuramente una ricerca fondamentale eventualmente per applicare, oltre che il principio di precauzione, anche quello di prevenzione del danno. Ebbene, alla fine andiamo a leggere sul report finale che non ci sono prove evidenti di un nesso causale tumore utilizzo del telefonino, ma, e questo poi è l'aspetto fondamentale, non se ne può escludere l'eventuale rischio. Che cosa è venuto fuori andando ad indagare magari con associazioni che, come noi a livello internazionale, si battono in difesa della salute pubblica? Alert Phone Gate, che è un'ONG francese, ha scoperto che poco meno di una decina di questi scienziati che hanno partecipato a questo studio, cerchio bottista, uno studio che si pone a metà, non dice né no, non dice né sì, rimane sempre nel dubbio. Bene, Alert Phone Gate ha scoperto che poco meno di una decina di ricercatori e scienziati che hanno partecipato sono conflitti da interessi, quindi hanno praticamente ricevuto denaro privato dalle compagnie telefoniche, e quindi anche qui si solleva praticamente l'arcano che lo stesso Angelo Gino Levis, professore di mutagenesi ambientale ex all'Università di Padova, ha censito gli studi mettendo praticamente una linea di demarcazione, vedendo come quelli finanziati dalle compagnie telefoniche arrivano sempre sulla negazione del danno o quantomeno del dubbio, mentre quelli finanziati dagli enti pubblici invece il dubbio non è che lo mettono, ma addirittura arrivano alla certezza del rischio se non del danno. Così ha fatto, ad esempio, l'Istituto Ramazzini, che tu citavi prima, così ha fatto anche il National Toxicology Program americano dall'altra parte del mondo, quindi uno in Italia, l'altro in America. Gli studi più aggiornati, indipendenti, sulla cancerogenesi sono del 2018, ebbene sono arrivati a delle prove abbastanza allarmanti, sono addirittura inquietanti, che hanno fatto sì che la IARC, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, abbia aggiornato la rivalutazione della cancerogenesi con urgenza entro il 2024. Quindi la IARC, che come dicevo prima è l'organo di ricerca sul cancro dell'OMS, da qui a 2 anni dovrà dirci se le radiofrequenze, quindi anche lo standard 5G, 4G, 3G, 2G e Wi-Fi, possono essere rivalutate in classe 2A, se non in classe 1, cancerogeno al 100%, come il tabacco, come l'amianto. Allora, da qui parte la riflessione che tu sottolineavi: non solo il principio di precauzione sancito dall'Unione Europea, ma anche il principio di prevenzione del danno. Cioè, qui stiamo parlando di un qualcosa di cui magari a breve conosceremo una certezza schiacciante per quanto riguarda la cancerogenesi, per poi parlare di altre patologie. Citavi prima, ad esempio, l'elettroipersensibilità. Ad esempio, Mag Davas, ricercatrice canadese, parla di diabete di tipo 3 collegato alle radiofrequenze. Sono tantissime le problematiche. Noi dobbiamo attendere l'evidenza certa al 100%, quando invece sarebbe auspicabile e preferibile fare un passo indietro,
lasciare alla ricerca sganciata da conflitti di interessi e libera di farci capire di più cosa significa magari noi adulti maneggiare un telefonino o essere radiati da wifi e cosa possa significare un bambino piuttosto che una persona anziana. Certo, certo, assolutamente. È ovvio che poi ci troviamo di fronte ad un processo, quello tecnologico, quasi irreversibile, però sarebbe opportuno cercare di convivere con la tecnologia mantenendo ben saldi quelli che sono i principi di precauzione, come giustamente dicevi tu, di prevenzione del danno. Qui nessuno vuole magari ritornare a prima dello sviluppo tecnologico, perché sarebbe quasi impossibile probabilmente, ma stare attenti a far sì che la tecnologia poi non diventi un qualcosa vada oltre la vita umana stessa, cosa che magari invece il transumanismo vorrebbe fare. E infatti veniamo a quello che poi è l'argomento più importante della puntata, secondo me, che tu hai accennato prima parlando di quelle che sono le smart city e tra poco diremo lo smart world, perché è tutto connesso da un certo punto di vista. Allora, Colao, il nostro caro ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ha presentato agli inizi di marzo l'ID Pay, che è questa piattaforma digitale che si presta all'erogazione di quelli che sono poi i servizi sociali. Ci puoi spiegare meglio come funzionerà? Allora, qui già stiamo entrando praticamente in una sostituzione di tutto quello che noi abbiamo conosciuto dal secondo dopoguerra ad oggi, evidentemente anche una sostituzione non soltanto dei diritti e delle libertà, ma anche dei principi fondamentali sanciti dalla Carta Costituzionale. Io accennavo prima al fatto di come questo futuro ineludibile che non si può arrestare in realtà preveda la gestione del cittadino dalla culla alla tomba da parte di algoritmi e intelligenza artificiale. ID Pay, o ID Pay se vogliamo dirla con gli anglosassoni, potremmo dire un Green Pass ultra rafforzato, ramificato e omnicomprensivo, perché in realtà con l'ID Pay ci si avvicina sempre di più al modello di credito sociale cinese, e quindi ci si avvicina sempre di più a quel sistema dove i diritti e le libertà sono gestiti dal digitale. Ecco perché poi quando si dice il futuro non si può arrestare, ma dovremmo interrogarci anche su quale tipo di futuro, perché se io devo essere messo nella condizione di utilizzare una banconota piuttosto che salire su un autobus o ricevere una visita ospedaliera, e questo semaforo verde o rosso me lo può dare un algoritmo e non la Carta Costituzionale, nemmeno i 3 gradi di giudizio all'interno della pronuncia di un giudice di un tribunale, beh, allora qui significa che stiamo sovvertendo, ribaltando completamente il sistema paese. Allora, l'ID Pay, che il ministro Colao, aperta e chiusa parentesi, anche qui clamorosi conflitti di interesse dove quelli privati confluiscono in quelli pubblici, noi abbiamo un ministro che 24 ore prima di giurare al Quirinale dinanzi al presidente Mattarella, questo è un da Guinness dei primati, soltanto noi in Italia possiamo vantare così tanta bellezza. Ebbene, fino a 24 ore prima era annoverato ancora nel consiglio d'amministrazione di Verizon, che è il colosso del 5G americano, dove aveva fatto per 10 anni la figura apicale il CEO, il CEO, l'amministratore delegato di Vodafone Europa. Quindi colosso del 5G europeo, colosso del 5G americano, 24 ore dopo diventa ministro della Repubblica Italiana e ovviamente si occupa dei 5G, di digitale, di trasformazione informatica a 360 gradi. Lo stessa cosa aveva ordinato poi a Conte quando venne messo a capo della task force per la gestione dell'emergenza Covid-19, almeno nella prima fase. Ebbene, con l'ID Pay che il ministro Colao prevede già per settembre, oltre ad entrare nel sistema di bonus, di voucher, di punteggi, e quindi anche qui richiamo al sistema di credito sociale, evidentemente anche all'agenda 2030, visto che poi il Comune di Roma, la notizia è proprio di questi giorni, così come nella provincia Parmezia, anche il Comune di Bologna si stanno avvicinando a questo concetto di Smart Cities Wallet. Quindi significa che ogni cittadino avrà un punteggio
che secondo Colao addirittura è legabile, quindi è correlato all'utilizzo di banconota, ma all'utilizzo di banconota non più da un punto di vista contante e cartacea, ma cashless. Quindi quando ci dissero nel 2020 che il virus viaggiava anche su carta, bisognava addrizzare le antennine, non quelle elettromagnetiche, ma evidentemente quelle dell'intelletto umano, e comprendere che quando ci veniva detto che il virus poteva viaggiare su carta, l'obiettivo era la banconota. E infatti Colao, con l'IDPay, intende in prima battuta affiancare il contante con la moneta elettronica, le criptovalute, per arrivare poi nel 2026, quindi evidentemente nel nuovo governo, se ci manderanno alle elezioni, anche qui aperta e chiusa parentesi, magari col Green Pass super rafforzato si potrà andare al voto per arrivare al 2023, dove tre quarti della popolazione italiana con l'IDPay potrà maneggiare non più moneta cartacea in contante, ma criptovalute. Allora, qui significa praticamente entrare in quel concetto di società dei gigabyte, significa entrare in big data, dove magari io con un pulsantino ti posso bannare e compromettere praticamente tutta l'esistenza. Questo avviene in Cina, ma avviene anche lì dove viene incensato al mainstream, in Ucraina. Ad esempio, in Ucraina questo concetto di DPI è stato mutuato nell'identità digitale di guerra. L'identità digitale era nata con l'emergenza Covid-19 per gestire l'emergenza sanitaria, e dopo il 24 febbraio, con l'aggressione della Russia in Ucraina, si è trasformata in identità digitale di guerra. Quindi ai soldati, agli sfollati, ai rifugiati, sotto i bombardamenti, sotto i drone killer, viene concessa la possibilità di avere criptovaluta. E a tutti i de-digitalizzati, cioè coloro i quali non vogliono, per una serie di motivi, far parte di questo sistema a punteggio, si diventa paria. Quindi addirittura si ritorna al concetto antico in India di casta, si ritorna al concetto greco di paria, si è esclusi dalla società civile, e ci si ritrova ai margini. Ad esempio, cosa avviene col sistema di credito sociale in Cina? Che l'intelligenza artificiale o gli algoritmi ti possono bannare e chiudere. Semaforo rosso, non hai più accesso al tuo credito sociale, non hai più al tuo accesso al sistema di credito bancario, non puoi più entrare in banca, e questo già è stato previsto nell'ultima tornata del Green Pass rafforzato, l'impossibilità di accedere in banca. Ecco, sono tutti pezzettini che, messi in fila l'uno con l'altro, ci portano alla completezza di un mosaico che è alla luce del sole. Questi sono programmi concepiti molto tempo fa, amplificati magari da organismi non eletti democraticamente dai popoli, ma soprattutto espressione dei poteri non forti ma fortissimi, come il Forum Economico Mondiale di Davos, dove Klaus Schwab, ricevuto recentemente proprio da Mario Draghi a Palazzo Chigi, parla apertamente di una fusione del fisico col biologico e il digitale. Quindi, nel momento in cui ci troveremo nelle smart city, vivremo di gigabyte society, avremo 1 milione di antenne a irradiarci, troveremo big data, il concetto di IDPay, troveremo il sistema di credito sociale a vigilare H24 sulle nostre esistenze, noi potremmo arrivare a quella deriva non soltanto elettromagnetica, ma transumanista. Noi potremmo arrivare esattamente dove il Forum Economico Mondiale, magari con l'Agenda 2030, ci vuole portare, ma lo dicono alla luce del sole. Il problema è che questi argomenti non vengono trattati in maniera significativa, non vengono affrontati come dovrebbero, ma in realtà riguarda non soltanto il futuro, ma già il presente di ognuno di noi. Assolutamente, poi voglio dire, oltre al fatto che questi argomenti non vengono trattati come dovrebbero dalla nostra politica, non vengono trattati neanche dai nostri media, che ovviamente sono completamente asserviti alla narrazione dominante e quindi spingono su alcuni temi piuttosto che su altri. Hai detto una cosa molto molto interessante che io non sapevo parlando di Ucraina, cioè di questa identità digitale di guerra e che veramente è stata una cosa che non avevo mai sentito, neanche poi cercando tra i siti di informazione indipendente e alternativa su cui lavoriamo tutti quanti noi. E per quanto riguarda le applicazioni tecnologiche del 5G, cosa ci puoi dire invece?
Allora, sulle applicazioni tecnologiche 5G, ecco, io mi piace utilizzare anche una metafora, no? Dire che il 5G è la rete. 5G è la rete, è come dire tra inizi fine 800 e inizi 900 si andavano a costruire le reti ferroviarie. E poi bisogna vedere cosa ci fai transitare sopra, se magari è un Frecciarossa piuttosto che un treno regionale. Ecco, il 5G si prefigge di far viaggiare super app, di far viaggiare delle credenziali digitali particolarmente pervadenti e soprattutto invadenti la vita di ognuno di noi. Le applicazioni possono essere svariate, diciamo che sicuramente il paese più avanzato in tema 5G è la Cina, dove se non ricordo male a breve si dovrebbe toccare il tetto di 2 milioni di nuove antenne installate per far viaggiare questo tipo di tecnologia. Beh, da un punto di vista di applicazione, sicuramente quella che può riguardare la vita di ognuno di noi sono l'automobile a guida senza conducente. Io sono romano e vi dico che qui, nei pressi di Roma, oltre che nelle raccordi anulari, soprattutto nell'autostrada Roma-Fiumicino, che la collega all'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci, sono già state piazzate i pali, i cosiddetti pali, dei smart road. Ecco, quando Google Map effettua una mappa universale, anche della via più disparata, più sperduta, e vengono catalogate in una banca dati unica, bisogna capire che se uniamo questo tipo di grande dato, di big data, con l'infrastruttura tecnologica, si può arrivare e si arriva alla guida dell'automobile senza conducente. Quindi lì dove in un futuro futuribile, magari per combattere le emissioni, per combattere lo spreco energetico e quindi tornando ai cambiamenti climatici, alla crisi energetica e quant'altro, nei futuri lockdown ci verrà detto che dovremmo rimanere nuovamente all'interno delle nostre case per rendere ovviamente merito a quella che sarà l'emergenza del futuro. Ecco, magari potrà viaggiare sull'automobile a guida senza conducente soltanto quel buon cittadino 2.0, che ovviamente avrà rispettato tutti i canoni e quindi magari la terza, la quarta, la quinta dose del siero sperimentale inoculato, avrà rispettato in maniera pedissequa il pagamento di tutte le bollette, avrà pagato l'F24, avrà pagato tutto, non avrà tralasciato nulla. Ecco, solo a quel buon cittadino 2.0 io, stato panopticon orwelliano, concedo il semaforo verde e la possibilità con l'automobile a guida senza conducente di potersi spostare. A tutti gli altri no. A tutti gli altri no, così come già a tutti gli altri con l'identità digitale di guerra, magari in Ucraina non viene servito il credito per poter sopravvivere. Cioè, noi stiamo entrando in questa ottica, dove poi oltretutto assistiamo a un dibattito parlamentare praticamente inesistente, dove la politica dei vari partiti, dei vari schieramenti, a seconda non soltanto le volontà del governo, capitanato ovviamente da tecnocrati come Draghi e Colau, ma addirittura è desiderata delle compagnie telefoniche. Non ultimo, io, caro Simone, lo voglio sottolineare: noi stiamo correndo il pericolo, attraverso gli emendamenti presentati al disegno di legge concorrenza, di vedere da qui a breve schizzare per ben 110 volte il limite soglia di irraggiamento elettromagnetico nell'aria. Questo grazie agli emendamenti presentati dalla maggioranza all'interno del DDL concorrenza, e addirittura arrivare all'esproprio. Questa è una cosa inquietante che non ha precedenti nel mondo: l'esproprio della proprietà privata per consentire l'installazione delle antenne magari nelle nostre case e nei nostri terreni. Cioè, questi sono emendamenti presentati agli articoli 19 e 20 del DDL concorrenza. Non se ne parla, ma se venissero approvati, noi da oggi al domani ci troveremmo nella condizione di vederci espropriata la nostra abitazione per mettere antenne. Poi ovviamente dovremmo anche qui parlare dell'esautorazione dei poteri per quanto riguarda i sindaci, le ARPA regionali, le ARPA delle province autonome, addirittura l'abolizione del canone di concessione e l'abolizione del vincolo, oltre che paesaggistico, antisismico. Tutto questo per mettere antenne. Quindi, quando noi parliamo quali sono le applicazioni del 5G, dovremmo esplodere
il concetto è passato dall'infrastruttura tecnologica alle super app di sorveglianza. Io direi più che totale e totalizzante, totalitaria. Ecco, noi stiamo entrando praticamente nel silenzio assordante del mainstream, nella colpevolezza, fammelo sottolineare anche qui da Don Quixote, anche di chi organizza in maniera egregia e sicuramente di cuore la protesta legittima e giusta delle piazze, ma da due anni in piazze oceaniche si continua a parlare di vaccini e di Green Pass. Giustissima denuncia, ma c'è anche altro, e quest'altro che viene offuscato e tirato via sarà quello che noi magari da domani mattina nel prossimo futuro ci troveremo veramente con il fiato sul collo. Sarà quel qualcosa che ci controllerà e ci stravolgerà l'esistenza. Assolutamente, assolutamente. Tu hai accennato a questo aumento dei limiti di emissioni elettromagnetiche di 110 volt e infatti si vuole passare da 6 metrovolt a 61 metri volt. Ma perché è così importante per far funzionare la tecnologia questo aumento di emissioni? Allora, dico subito che il valore in fisica è 110 e non 10, come chiunque potrebbe in maniera semplicistica sottolineare, perché ovviamente il vettoriale è calcolato sia sul campo elettrico che sul campo magnetico. Questo è fondamentale. Astel, che è il ramo di Confindustria, della lobby delle telecomunicazioni, ha più riprese, ma non soltanto nel governo Draghi, anche nel governo Colao, anche nei governi precedenti, ha più riprese, ha sempre detto ovviamente ai governi, di cambiare questa normativa che a loro va molto stretta, che è una normativa che fa riferimento a un DPCM del 2003 che vede l'Italia, se non in maniera cautelativa, al 100%, perché ovviamente sappiamo che anche 6 voltmetro è un valore molto pericoloso per quanto riguarda l'ambiente e la salute umana, però è comunque a livello internazionale uno standard sicuramente tra i più protettivi in assoluto, anche se, e qui apro e chiudo parentesi, nel 2012 una furbesca manovra del governo Monti andò a spalmare la rilevazione non più nel picco dei 6 minuti, ma nell'arco delle 24 ore, sapendo benissimo che ovviamente di notte, nelle ore notturne, non stanno spenti soltanto i telefonini o comunque non dialogano più i telefonini perché si dorme, e quindi questo picco dei 6 voltmetro viene ammortizzato, magari già oggi possiamo ritrovarci nei centri con maggiore densità 7-8 voltmetro e vengono poi ammortizzati nella media delle 24 ore. Ma per far funzionare il 5G, questi 6 voltmetro non sono più sufficienti. Allora, per far funzionare il 5G, e visto che il 5G prevede tantissima infrastruttura tecnologica, prevede tantissimi device, ne ho parlato prima, addirittura 1 milione per chilometro quadrato in tutta Italia, no? C'è bisogno di innalzare la potenza e quindi di innalzare i limiti soglia di radiazione elettromagnetica. Se dovessero rimanere agli attuali media delle 24 ore 6 voltmetro, uno studio del Politecnico di Milano dice che ci sarà bisogno di almeno poco meno di circa 28.000 nuove antenne, ma in realtà questo a mio avviso è un dato parziale, perché non considera ad esempio le mini antennine, quelle messe sui lampioni della luce ogni poche decine di metri, non considera le antenne da posizionare nei tombini sotto i marciapiedi, non considera i satelliti lanciati in orbita per irradiarci dallo spazio. Quindi il 5G per funzionare ha bisogno di più 110 volte elettrosmog nell'aria. Questo è pacifico e assodato, ma io sono convinto che arriveranno non soltanto, almeno questa sarà la loro proposta, a chiedere in maniera esplicita, gli emendamenti del DDL concorrenza lo dicono, più 110 volte elettrosmog, ma arriveranno anche a mettere milioni di antenne. Loro vorranno fare entrambe le cose. In quella condizione si potrà entrare pienamente, secondo i loro piani, nella Gigabyte Society e quindi nell'era del 5G. Noi ovviamente facciamo ammenda per quanto riguarda il fatto di non parlare forse così tanto spesso del tema come il 5G come dovremmo fare invece, però fortunatamente appunto ci siete voi che state portando avanti questa battaglia, e io mi riprometto anche di trattare più spesso quelle che sono gli argomenti che voi portate avanti. In particolare so che voi ultimamente avete fatto uno sciopero della fame come Alleanza Italiana Stop 5G, uno sciopero della fame in forma di protesta fuori ai palazzi istituzionali, e poi ci sono anche degli studi di avvocati con cui voi collaborate
ne ho sentito parlare di uno qui in provincia di Napoli, che appunto sì, lottano contro l'installazione di queste antenne di cui tu giustamente parlavi. Allora ti chiedo, come va la battaglia? Ma la battaglia è dura, anzi direi che è durissima, però non ci spaventa per il semplice fatto che non abbiamo nulla da perdere, visto che i programmi che porta avanti il governo in piena combutta con le multinazionali sono dei piani che praticamente o ce la giochiamo tutta adesso, se no altrimenti non avremo via di scampo. Le iniziative sono moltissime, sia da un punto di vista politico, sociale e ovviamente anche legale. Noi il prossimo venerdì, anzi ne approfitto per annunciarlo qui dai canali di Come Don Chisciotte, come Alleanza Italiana Stop 5G, promuoviamo un sit-in di protesta a Roma in piazza Santi Apostoli alle ore 11 fino alle ore 13. Ovviamente il nostro invito è contestare il DDL concorrenza che nasconde un vero e proprio golpe elettromagnetico, un colpo di Stato condotto per favorire l'implementazione del 5G a discapito della salute pubblica, a discapito dell'ambiente. A noi cittadini non ci verrà assolutamente nulla. E poi insieme a una task force di avvocati stiamo portando avanti iniziative di carattere legale, in realtà una vera e propria strategia a più punti. Io invito chiunque voglia andare su Apple, la piattaforma di crowdfunding, digitare processo al 5G difesa per i cittadini e vedere cosa stiamo facendo, e poi magari se nella condizione anche di poter partecipare con una donazione di qualsiasi importo. Perché facciamo questo? Per difendere principalmente noi stessi, visto che non ci difende nessuno, soprattutto nelle sedi deputate, e quindi mi riferisco in primis al legislatore e quindi governo e Parlamento, e poi per difendere anche i nostri figli, perché noi dobbiamo metterci nella condizione di poter lasciare un mondo migliore alle nuove generazioni rispetto a quello che abbiamo ereditato dai nostri avi, dai nostri padri, dai nostri nonni. Questo è fondamentale, perché noi oggi siamo a un punto di svolta, noi siamo, potremmo dire, anche a un punto di non ritorno, visto quello che sta avvenendo in maniera forsennata con questa crescita esponenziale di nuove tecnologie, di nanotecnologie addirittura pensate per essere immessi all'interno degli organismi viventi. Mi riferisco agli Xenobot, ma potrei fare riferimento anche a tante altre nanotecnologie che poi vanno ad unire, e tant'è che lo stesso Colao, no, nell'intervista celebre che ancora oggi è possibile vederla su YouTube, diceva che con il 5G da remoto si potranno somministrare farmaci a distanza. Quindi unire Big Pharma con Big Phone, unire i progetti dei lobby, dei grandi cartelli finanziari come il Forum Economico Mondiale, significa poi arrivare a qualcosa che noi cerchiamo di scongiurare. E quindi sicuramente non vogliamo perderci la carta legale, e quindi attraverso questa iniziativa cerchiamo di trovare magari anche all'interno della magistratura qualcuno che ascolti quelle che sono le nostre rivendicazioni, che fanno riferimento unicamente ai diritti, fanno riferimento a rivendicazioni della Costituzione, ai diritti che noi riteniamo essere inalienabili. Noi non vogliamo fare da cavie e tantomeno vogliamo essere sottoposti a questa sperimentazione, che in realtà è una sperimentazione condotta sugli esseri umani da un punto di vista anche di ingegneria sociale. E quindi noi cerchiamo di difenderci in tutti i modi, ecco. Nell'interesse collettivo, badate bene, non è un interesse singolo di Maurizio Martucci o magari di qualcuno che è in ascolto. L'interesse è totale, qui nessuno vuol fare, come diceva il presidente Macron, tornare agli Amish o tornare magari all'età della pietra. Qui non stiamo demonizzando la tecnologia tu cura a 360 gradi, noi stiamo dicendo semplicemente che questa non è una tecnologia sicura, e soprattutto che nasconde dei lati inquietanti. È lì dove praticamente si arriva al grande reset che coinvolgerà, secondo i loro piani, tutti quanti noi e le generazioni future. Lo vogliamo? Ce l'hanno chiesto? Gli abbiamo consentito il permesso? No, quindi cerchiamo di difenderci. Chiaro, chiarissimo. Tu giustamente hai detto, i loro piani non sono neanche dei piani segreti, sono visibili da tutti quanti, ne parlano, si confrontano, anzi li sponsorizzano, come giustamente dicevi, con Colao. E poi seppure non si vuole andare a leggere, ad ascoltare le interviste che rilasciano questi politici o comunque questi filantropi, come si amano definire, ci sono anche libri a disposizione di tutti, come immagino
o là di Shoshana Zuboff che hai citato prima, mi viene in mente anche quello di Yuval Harari o Modeus, dove parla dell'applicazione delle nanotecnologie, degli xenorobot, per quanto riguarda poi la fusione dell'essere umano e della macchina, che è irreversibile probabilmente, ma è importante che questo processo avvenga rispettando i diritti inalienabili che tu hai citato prima. Maurizio, ti faccio un'ultima domanda, ma in realtà ti chiedo, vuoi fare un appello ai nostri spettatori, sia per quanto riguarda i metodi di difesa dall'elettromagnetismo, sia i metodi per portare avanti questa battaglia? Allora, l'appello sicuramente più importante che voglio sottoporre a chi ci sta ascoltando sui canali di Come Don Chisciotte è quello di guardare al 5G come un punto di partenza per arrivare al 6G. Perché se il 5G l'hanno concepito come internet delle cose, il 6G in agenda nel 2030 è l'internet of bodies, è l'internet dei corpi. Quindi abituarci magari per qualche anno a convivere con oggetti connessi e parlanti, e perché arriveranno, almeno secondo i loro piani, a metterci gli oggetti parlanti all'interno dei nostri corpi. Klaus Schwab, visto che parlavamo prima dei grandi cartelli finanziari, grandi potentati, ci sono interviste dove lui dice apertamente che il futuro sarà il microchip, non soltanto quello termale, magari in utilizzo in alcune aziende svedesi per entrare al lavoro, no? Il microchip per pagare come fosse una carta di credito, visto che anche qui, insomma, con l'identità digitale pay, quindi a pagamento, il passo è stato effettivamente molto breve. No, qui si parla espressamente di microchip cerebrale, perché la connessione attraverso il mondo virtuale, nel mondo virtuale, magari anche nel metaverso, visto che Zuckerberg a breve toglierà Facebook per catapultarci nel metaverso. Ecco, in questa realtà digitale loro prevedono l'innesso del microchip nel cervello per la connessione neurale, e quindi passare da quel concetto che diciamo all'inizio della trasmissione macchina-macchina, per arrivare al concetto di macchina-uomo. Loro vogliono arrivare all'ibrido, loro vogliono arrivare al cyborg. Parlare di transumanesimo non è un tabù, visto che qualche anno fa il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, ridacchiava accanto a un esponente di spicco del transumanesimo italiano ricevuto a Montecitorio, che diceva che noi in un prossimo futuro dovremmo fare l'amore con i robot. Noi abbiamo un ministro che risponde al nome di Roberto Cingolani, che ha scritto un libro che si intitola Umani ed Umanoidi. Noi dobbiamo comprendere questi concetti. Allora l'appello che io faccio è vedere nel 5G il trampolino di lancio per arrivare al 6G. Se noi vogliamo impedire che i nostri corpi diventino dati nell'emozione, dati non soltanto a livello commerciale, ma dati squisitamente merce di scambio, noi dobbiamo capire che dobbiamo combattere oggi. Dobbiamo combattere oggi. Quindi l'appello che faccio è seguire quanto più possibile l'informazione libera, trasparente e veritiera, magari seguire anche le battaglie che andiamo a condurre come Alleanza Italiana Stop 5G, e poi proteggersi dall'elettrosmog, sì, perché è un nemico invisibile, è un nemico pervadente, non si vede, non ha odore, non si riesce a toccare, ma c'è. Quindi magari non tenere il wifi all'interno della propria abitazione, optare per connessioni sicure, magari via cavo, e soprattutto magari spegnere il telefono di notte e non metterlo a portata di minori, a portata di bambini. Questi sono piccolissimi accorgimenti che poi magari ci potrebbero far accorgere che quella sintomatologia, quel disturbo, quel malessere improvvisamente scompare dall'oggi al domani, perché magari può esserci anche una correlazione con l'inquinamento elettromagnetico. Possono essere dei benefici, qualcosa che può portare sicuramente a un miglioramento della nostra vita. Maurizio, ti ringrazio per questi consigli, e poi soprattutto accolgo il tuo appello e ti propongo adesso, magari prossimamente, una nuova intervista incentrata più specificamente sul transumanesimo e sul 6G, in modo tale da andare ad approfondire questo che poi è il tema del futuro, ed è importante parlarne adesso proprio per non arrivare impreparati. Ricordo anche a tutti i nostri spettatori che alla fine dell'articolo che presenterà l'intervista saranno presenti tutti i link dove potrete quindi andare a seguire quelle che sono le battaglie che stanno portando avanti l'Alleanza Italiana Stop 5G, nonché
la raccolta fondi che tu hai citato prima, processo al 5G, che è fondamentale perché ovviamente è una causa che riguarda tutti. Maurizio, grazie per essere stato nostro ospite e spero di fare un'altra volta due chiacchiere con te. Grazie a te, caro Massimo, io sono a disposizione, saluto tutti gli amici di Come Don Chisciotte, per chi potrà, dando l'appuntamento venerdì 8 aprile, ore 11, Piazza Santi Apostoli, per partecipare al sit-in allargato Fermiamo il golpe elettromagnetico. Grazie. Arrivederci a tutti i nostri spettatori.